Buongiorno, vorrei oggi raccontarvi come il ginecologo nel nostro reparto interviene nel nostro percorso nascita. Innanzitutto ricordandoci che il parto non è un atto medico, ma è soprattutto un'esperienza umana. Un'esperienza umana per cui la figura assistenziale proposta e preparata per accompagnarvi è sicuramente l'ostetrica. Esistono però dei momenti all'interno del nostro percorso nascita in cui il ginecologo interviene e questi sono innanzitutto nell'ambulatorio gravidanze a termine, quando la gravidanza non ha avuto un decorso completamente fisiologico. In questo momento il ginecologo, in previo appuntamento, valuta l'andamento della gravidanza e stabilisce se e quando fare ulteriori controlli prima dell'inizio del parto. Un altro momento in cui vedrete la figura del ginecologo è sicuramente il momento del ricovero, in cui insieme all'ostetrica il ginecologo valuterà se il vostro travaglio può essere considerato ancora a basso rischio e quindi gestito in autonomia dall'ostetrica oppure necessiti della collaborazione dell'ostetrica e del ginecologo durante tutto il suo decorso. Un altro motivo per cui il ginecologo è necessario fin dall'inizio sono tutte quelle situazioni della gravidanza per cui è necessario pensare all'induzione del parto prima dell'insorgenza del travaglio spontaneo. Le situazioni che si possono presentare sono molte. Le indicazioni più frequenti all'induzione del parto sono sicuramente la gravidanza che va oltre il termine, la rottura prematura delle membrane prima del travaglio e le situazioni di patologie come il diabete gestazionale o l'ipertensione in gravidanza. Indipendentemente dal motivo per cui induciamo il parto, i metodi che possiamo utilizzare sono diversi e dipendono soprattutto dalla situazione del collo uterino al momento in cui decidiamo di indurre il parto. La cosa importante da ricordare in caso di ricovero per induzione del parto è che l'inizio dell'induzione non corrisponde alla nascita del bambino. Ci possono volere fino a 3 giorni perché il vostro corpo riesca a rispondere adeguatamente ai farmaci che utilizzeremo per l'induzione del parto. Questo non significa che ci saranno dei problemi o che il vostro parto non andrà bene, ma è semplicemente la risposta del vostro corpo che può differire da una persona all'altra. Quindi ci possiamo aspettare che passino anche 3 giorni da quando inizia l'induzione a quando nascerà il nostro bambino. I metodi di induzione sono diversi, possono essere farmacologici o meccanici. I metodi farmacologici sono innanzitutto le prostaglandine, quando il collo uterino è poco preparato, quindi non è già parzialmente dilatato. Le prostaglandine possono essere somministrate sempre per via vaginale o attraverso il gel o attraverso una fettuccia. In entrambi i casi l'utilizzo delle prostaglandine prosegue per 24 ore a meno che prima non insorga il travaglio. Oltre alle prostaglandine esiste anche un metodo meccanico per l'induzione del parto che è l'applicazione di un catetere a doppio palloncino. Questo catetere viene inserito con lo speculum all'interno del collo uterino ma all'esterno del sacco amniotico, quindi non entra in contatto diretto con il feto. Dopodiché i palloncini vengono gonfiati, uno all'interno e uno all'esterno del collo dell'utero e vengono lasciati in sede per 12-24 ore. In questo tempo i palloncini riescono a modificare meccanicamente il collo dell'utero aprendolo e nello stesso tempo inducono una produzione da parte del vostro corpo delle prostaglandine che modificano ulteriormente il collo dell'utero. Dopo aver rimosso il catetere a doppio palloncino sarà necessario utilizzare anche la rottura delle membrane e l'infusione di ossitocina endovena per ottenere le contrazioni che ci serviranno per raggiungere una dilatazione completa e quindi concludere il travaglio. Altre situazioni in cui il ginecologo interviene in collaborazione con l'ostetrica sono tutte quelle situazioni in cui il travaglio ha delle anomalie. Possono essere delle anomalie dell'andamento del travaglio stesso, quindi della dilatazione, come delle anomalie anche del battito fetale o dei parametri vitali della mamma. In tutti questi casi l'intervento del medico può essere vario, nel senso che si può intervenire attraverso l'utilizzo di farmaci, cambi di posizione, oppure può essere necessario utilizzare altri strumenti, come possono essere la ventosa e alla fine anche il taglio cesareo. La ventosa è uno strumento sicuro che ci consente di accelerare la nascita del bambino quando la dilatazione del collo dell'utero è completa e la testa del bambino ha già cominciato a scendere nel canale da parto.
attraverso la ventosa che viene applicata sul cuoio capelluto del bambino, si riesce ad agevolare l'uscita del bambino stesso, aiutando la mamma che comunque continuerà con le spinte. Il taglio cesareo è un intervento chirurgico a tutti gli effetti, che quindi ha dei possibili rischi, ma ci sono delle indicazioni ben precise in cui è necessario farlo. Queste indicazioni possono essere durante il travaglio, quindi parliamo di taglio cesareo urgente, un travaglio che non procede in modo regolare, oppure possono esserci delle indicazioni elettive, cioè delle indicazioni al taglio cesareo al di fuori del travaglio, quindi prima che insorga il travaglio, perché ci sono delle condizioni materne o fetali che non consigliano il travaglio stesso. È importante però che sappiamo che è necessario che ci siano delle strette indicazioni mediche all'esecuzione del taglio cesareo, proprio perché il taglio cesareo ha dei rischi che purtroppo coinvolgono la mamma, ma coinvolgono anche il bambino. Nella mamma il rischio di complicanze gravi immediate è circa 3 volte superiore nel taglio cesareo che nel parto vaginale, e nei neonati i rischi immediati problemi respiratori, ipoglicemie o ittero superano i rischi nel taglio cesareo rispetto al parto vaginale, ovviamente in assenza di altre patologie. A lungo termine abbiamo un aumento anche del 20-30% dei disturbi autoimmuni nei bambini nati da taglio cesareo e un aumento di circa dal 20-50% di obesità infantile, adolescenziale e adulta. Proprio per ridurre il tasso di taglio cesareo, nel nostro reparto è possibile eseguire le manovre esterne per il rivolgimento in tutti quei bambini che si presentano con il sederino verso il basso, quindi in presentazione podalica. E anche nelle situazioni di gravidanze gemellari possiamo permettere alle mamme che abbiano il secondo gemello in presentazione podalica di partorire. Mentre in caso di primo gemello podalico è necessario programmare un taglio cesareo. Questa è una diapositiva che vi mostra come avvengono le manovre esterne per il rivolgimento. Vengono fatte sotto guida ecografica e si manipola dall'esterno l'utero e quindi il bambino per permettergli di fare una capovolta. È una manovra che viene considerata sicura. Un altro metodo che utilizziamo per favorire il rivolgimento spontaneo del bambino è la moxibustione, è una tecnica di medicina cinese ed è possibile programmarla nel nostro reparto telefonando al numero che vedete nella diapositiva. Anche durante la degenza il ginecologo esegue costantemente il controllo del postparto e poi la dimissione viene eseguita dal ginecologo in una visita e al termine della visita vi consegnerà una lettera in cui, oltre a riportare i dati più importanti del vostro ricovero, vi darà anche le indicazioni necessarie per la dimissione. Un'ultima suggestione è sul come scegliere il posto dove far nascere il vostro bambino. Sappiamo dalla letteratura scientifica che possiamo considerare sicuri quei punti nascita che abbiano più di 500 parti all'anno. E esistono anche delle importanti indicazioni che ancora più sicuri sono i punti nascita con più di 1000 parti l'anno. Quindi è importante che ogni coppia, nel momento in cui sceglie il punto nascita per il proprio bambino, tenga in considerazione non solo la vicinanza al proprio domicilio e la comodità alberghiera del punto nascita, ma forse ancora di più la possibilità di avere un parto sicuro. Arrivederci.